L'illegalità sempre più diffusa è stato l'argomento che Don Luigi Ciotti, presidente di Libera, ha trattato ai Serni in un confronto aperto per tornare a sottolineare la necessità di non abbassare la guardia. Beh, con Don Alberto è un anno che sta lavorando con le scuole, associazioni, parrocchie, chiese, contesti diversi, proprio per stimolare i cittadini a prendere coscienza che il problema dell'illegalità, della corruzione, anche delle presenze mafiose, della mafiosità, è un problema che è presente in qualunque territorio, che quindi è necessario che i cittadini non siano solo cittadini a intermittenza, a seconda dei momenti, delle emozioni, quando succedono chissà quali fatti, ma cittadini più responsabili nella continuità, nella condivisione, nella corresponsabilità, collaborare con le istituzioni se fanno le cose giuste. E sulla spina al fianco, propositiva, se non fanno le cose che devono fare. Non è un caso che in queste ore Libera, su tutte le agenzie, ancora una volta parla della patologia della corruzione, dopo anche le ultime vicende scoperte in Liguria, ma pochi giorni fa nel Varese, nel Lazio, nel Piemonte. Siamo tornati a vivere la patologia della corruzione nel nostro paese. Lo stesso Don Luigi Ciotti ha poi sottolineato come anche su di un territorio apparentemente tranquillo i controlli vadano mantenuti sempre alti. Molto attenti, perché poi le organizzazioni criminali stanno investendo molto. Le mafie sono più forti di 32 anni fa, fanno meno chiasso, fanno meno rumore, e non uccidono di meno, quindi nella percezione della gente si è passati dal crimine organizzato mafioso al crimine normalizzato. È dietatura delle tante cose, così la droga. La droga con vari volti, nuove sostanze, nuove modalità, ce n'è più di 30 anni fa, è diventata una delle tante cose. La droga è uno dei pilastri con cui le organizzazioni fanno i loro affari. Ma io penso all'ecomafia, all'agromafia, pensiamo al gioco d'azzardo, pensiamo a tutte quelle manifestazioni che poi è da lì che bisogna leggere un po' anche i nostri contesti e i nostri territori.